Avete studiato da dottore? Chi me? No. E voi avete studiato da infermiera? Stiamo facendo cose che nessuno immaginava di fare. Il problema verrà dopo, quando ognuno dovrà fare quello che faceva prima. Capisco cosa volete dire, ma di questi ragazzi nessuno torna a fare il bracciante se prima le cose non cambiano. Mica facile cambiare le cose. Siete brava voi, eh? Faccio poco. Ah, non è poco. È poco. Io facevo la lavandaia, Palito era malato, terra non ne avevamo, ma io mi contentavo. Ci sono tante cose che non sono mica giuste qui da noi. Palito diceva che era colpa della gente. Cambiamo la gente e anche le cose cambiano, così diceva. Beh, è proprio quello che stiamo cercando di fare. Da Veniero, dove sono andati adesso Tom e i ragazzi, suo padre comprava per 2 soldi la tara di quelli che avevano l'acqua alla gola, come noi. E il figlio fa le stesse cose, un signore, lo sapevate. E fa anche la spia. Conoscevate Palita? Ah sì, era un bravo compagno, capace, preparato. I ragazzi qui ha insegnato tante cose. Ma però l'avete visto? Quando andavo in città l'avete incontrato? No, personalmente non l'ho mai conosciuto, io allora stavo sul fronte russo. Magari a quest'ora era anche lui qua. Che cosa? No, dicevo, sarebbe stato anche lui qui. No, perché no? No, non poteva farcela. Era troppo malato, era sempre seduto a leggere. Tanti libri ci aveva, li mandava giù come la medicina. Però a voi non li insegnate a leggere, eh? Ero io che non volevo. C'avevo da lavorare, altro che leggere e scrivere.